situazione, se siamo costretti a convivere con questi atti di violenza. Un corteo lungo le strade di Trinitapoli con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che stringono tra le mani striscioni per dire no alla violenza, per lasciare spazio alla costruzione di una società migliore. Con loro dirigenti, docenti, genitori, associazioni per reagire all'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi ha danneggiato il cantiere del nuovo plesso dell'Istituto dell'Aquila Staffa, distruggendo gli ambienti che avrebbero ospitato aule, laboratori e uffici. Sull'episodio indagano i carabinieri coordinati della Procura di Foggia, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per incendio doloso. Noi ovviamente siamo molto turbati da questo episodio, perché quando si attacca la scuola, che è il simbolo della cultura, il simbolo della convivenza, si attacca tutta la società. Quindi la manifestazione di oggi è di protesta, sì, perché ci è stato momentaneamente tolto un luogo che aspettavamo da tanto tempo e eravamo già pronti per settembre per abitarlo nel migliore dei modi, ma siamo qui per protestare anche contro la violenza in generale, che ormai attanaglia la nostra società. Non ci hanno fatto assolutamente niente, perché manifestazioni come queste servono ad affermare ancora una volta l'indipendenza della scuola e della nostra libertà di pensiero, che hanno provato a toglierci con questo vile atto. L'incendio della nostra scuola è un atto vergognoso, perché quelle aule devono essere vissute e abitate da noi studenti. Soprattutto hanno tolto una scuola all'avanguardia, noi ragazzi in quanto cittadini italiani ed europei ce la meritavamo tutta, secondo me. Niente, ci hanno tolto una possibilità appunto di futuro, perché la scuola è il nostro futuro e quindi ci hanno privato di questa cosa, ma noi siamo più speranzosi di prima.